Mister, l'abbiamo inseguita tanto e finalmente è arrivata la salvezza. Sì, la felicità di tutti, di tutto il gruppo di lavoro, i nostri giocatori che ci rappresentano, del nostro presidente, di tutti quelli che vogliono bene al Chievo. Salvezza difficile, però raggiunta con grande voglia, grande dedizione e con grande spirito di gruppo. Non è stata una partita facile quella di oggi a Cagliari? In Serie A non ci sono partite facili, non sono mai esistite. Affrontavamo una squadra di valore che voleva vincere l'ultima partita davanti al proprio pubblico, festeggiare anche loro una salvezza ottenuta un paio di giornate fa. Avevano la mente libera, serena, noi oggi ci giocavamo tanto, siamo stati equilibrati, i ragazzi hanno letto la partita bene, abbiamo trovato il gol nel momento giusto e l'abbiamo difeso con grande spirito portando a casa tre punti fondamentali. Visto che ha invertito Quana e Radovanovic, c'è un motivo particolare? Sì, perché comunque Kossu andava più sulla zona sinistra e volevo un giocatore più rapido con una struttura fisica diversa che potesse contrastare quando Kossu si allargava sulla fascia sinistra del Cagliari, e in contraltare qui c'era Tabanelli che sul gioco lungo Radovanovic poteva avere un'opposizione diversa con un fisico diverso più simile a quello di Tabanelli. Invece parliamo un po' dal fischio finale all'attesa in campo delle notizie da Bologna, che emozione è stata? Una grande emozione, perché la consapevolezza che era fondamentale vincere e dunque avevamo raggiunto questo traguardo. Stava arrivando una notizia, non dico insperata, ma sinceramente non pensavo di poterci salvare oggi. Sapevo che era fondamentale per noi vincere, stava arrivando, c'era da attendere qualche minuto. Mi sono voluto estranare per vedere tutti i miei ragazzi da lontano, per vedere poi nei loro occhi, il loro sguardo, quando finalmente questo fischio finale stava per arrivare. È arrivato e così abbiamo festeggiato tutti insieme, è stata veramente una grandissima gioia da condividere, come dicevo prima, tutti insieme. Negli spogliatoi sono arrivati diversi gavettoni, ma l'acqua anche l'ho vista scendere anche dai suoi occhi. Sì, è stata un'emozione grande, io amo fare questo lavoro, ho nei confronti del mio presidente un sentimento importante, gli voglio veramente bene, voglio bene a questa società. Sapevo che quest'anno per il Chievo, per il mio presidente, era fondamentale mantenere la categoria. Abbiamo sognato di farlo addirittura 5 giornate dalla fine, poi la situazione si è complicata e dunque lo ringrazio, perché è sempre stato di stimolo, di sostegno, ha sempre dato forza a tutti e dunque la dedica va per lui. E quando parlo di lui è che parlo per tutti i tifosi che vogliono bene al Chievo, perché lui ci rappresenta tutti, e dunque la felicità sua, l'avrei regalato la felicità a tutti i nostri tifosi, un altro anno di Serie A. È una dedica particolare, come ho fatto in conferenza stampa, ai ragazzi della curva, della Northside, che veramente in qualsiasi momento della stagione, ne ricordo uno in particolare, prima di Chievo-Catania, che era già un viatico fondamentale del nostro campionato, sono venuti da noi, hanno parlato con il nostro capitano Sergio, con Lorenzo, hanno lasciato un volantino bellissimo, pieno e denso di significato. E questa è stata una forza per noi, dunque ringrazio, perché anche nei momenti più delicati sono stati vicino ai nostri ragazzi. E domenica potrete festeggiare con loro. È una cosa bellissima, e dunque addirittura pensare di essere già salvi oggi è qualcosa di straordinario. Festeggiare con i nostri tifosi sarà bellissimo, tra l'altro di sera, ultima di campionato, contro una grande squadra, meglio di così non poteva andare.